Ciao a tutti, stellini e stelline. Oggi ci siamo io e la mia mamma, anche se non ci vediamo. Non ci vedete, ma ci siamo. Esistiamo. E se vi chiedete cos'è questo quaderno? Questo quaderno è il quaderno delle elementari. Gli orsetti del cuore di mia mamma. Degli anni 80, precisamente 1986, credo. Questo orso in copertina è tenero orso, ti tiene per mano quando il tuo cuore è colmo di affetto e vorresti dire ti voglio bene, ma la timidezza ti chiude le labbra. Tenero orso ti fa trovare le parole e se vuoi le dice al posto tuo. Che carino. Erano bellissime, c'erano i cartoni animati. Comunque vi facciamo vedere il quaderno. Non dobbiamo soffermarci più di tanto su di lui. Perché? Perché facciamo vedere il quaderno? Perché vogliamo farvi vedere il quaderno. No, perché abbiamo deciso di fare qualche puntata, giusto? Sì. Sui vecchi quaderni di mamma Manuela degli anni 80 e magari, adesso ci pensiamo su, magari aggiungeremo anche una cosa. Il diario di Manu e Raffa, cioè se esatto, un diario di mio con la mia migliore amica, che facevamo da bambine. La conoscono? È vero, perché se è stata con voi, però io direi di cominciare perché c'è l'inquadratura del quaderno da 1:40. Ok. Scusate, ultima cosa, magari tra questi quaderni sicuramente ci sarà anche il quaderno del fratello di mia mamma. Ah sì, dello zio, lo zio Simone. Partiamo. Se no continuate a vedere la stessa allora. Cosa. Osserviamo insieme. Da 4 giorni sulla nostra città scende la neve. Gli alberi, le case, le strade, le automobili sono coperte di bianco. C'è uno strano silenzio. Tutti vanno a piedi e camminano lentamente per non cadere. A noi bambini la neve piace molto, ma la maestra ci ha detto che essa provoca molti guai. Sì, dovete cominciare a capire che la mia maestra è un po' tragica. Dobbiamo un po' tragica perché abbiamo visto che sui miei quaderni le storie finiscono sempre un po' così. E come stavo dicendo l'altro giorno quando lo guardavamo insieme io e mia mamma, solo per farvi capire, non so se avete letto Cuore, ma la sua maestra è un po' come il papà di Enrico. Di Enrico, spieghiamo chi è Enrico. Il protagonista del libro Cuore. Uh-huh. Perché praticamente c'era una volta una scena in cui giocavano con la neve e poi il papà di Enrico ha detto che provocava guai. In poche parole, è la maestra di mia mamma. Sì, il papà di Enrico è molto severo. Allora, andiamo avanti. La neve, scrivo da sola. La neve è caduta dal cielo e ha ricoperto gli alberi. Spieghiamo una cosa. Io questa cosa non me la ricordo, ma sia io che mio fratello, abbiamo visto io e Ginevra. Tuo fratello non metteva neanche l'accento. Solo per lui non metteva neanche l'accento. Usiamo, infatti all'inizio dicevo, ma com'è che sbagliavo tutte le parole con l'H? Invece ho capito dopo un po' che probabilmente ai tempi c'era un metodo. Veniva usato questo metodo, non so se da tutte le maestre o solo alcune, e quindi all'inizio il primo, forse il primo anno, il secondo anno, perché non mi ricordo se qua sono in prima o in seconda. Penso in prima nel secondo quadrimestre, comunque vabbè. E probabilmente facevano inizialmente non usare l'H, a me facevano mettere le A con l'accento quando ci voleva l'H. E allo zio Simo proprio la, punto sempre, semplicemente la A senza neanche accento. Probabilmente ce la facevano poi aggiungere successivamente, ci hanno spiegato. Non lo so, si vede che era un metodo così. A me piace perché posso giocare con mio fratello, lo zio Simo. Le mie amiche, la zia Raffa. È vero, qui non la conoscevo ancora. L'ho conosciuta. Erano in un'altra casa. L'ho conosciuta l'anno dopo, sì, in seconda elementare. Questa la dobbiamo assolutamente leggere. Non mi ricordo. Vabbè. Questa la dobbiamo leggere perché è la cosa più tragica che abbia mai visto. È una poesia. Briciole. Poveri passeri, sperduti e interizziti. Forse prima che annotti sarete stecchiti. Il bimbo che di briciole ha piena la tovaglia apre i vetri e scuotendola intorno alle sparpaglia. E non sembrano mai sazie quelle gole affamate che sembra dicano domani per tuo merito saremo ancora vivi.
Metti in ordine le sequenze. C'erano tutte queste schedine carine che si ritagliavano e dovevamo metterle poi in ordine quasi sempre. Continua. Ah, continua. Ha cambiato colore il vestito. Ah no, era No, sempre grazie. oro. Però qui è più brillante, non lo so. Bravissima. Bene, ecco i miei voti. Vai. Storia da ricostruire, ma qui vabbè, qui possiamo lasciamo. Ah, saltare la salziamo. marmotta. La La marmotta. Vai. marmotta già borbotta che la pappa non è cotta. Quando è cotta, riborbotta perché è scotta. B. Buoco. Buoco. No, ah, ruo. Buoco Credo o ruoco? buoco, ma Mi sa non lo di. so. R Sarà. ruoco o B No, la B, buoco? penso. Ok, meno male. Qui c'è una Aspetta, storia. prima la leggiamo e poi diciamo la Qui c'è una storia. storia Vi dietro. faccio notare che non ho un voto. Questo Questo è un non so dettaglio. se avete notato, questo è l'unico senza voto No, e non è c'è una l'unico, è storia. uno degli È unici. uno degli unici, ma Sì, qui c'è una forse è l'unico. storia dietro. Un asino raglia, non vuole la paglia, ha voglia invece di fieno odoroso e sveglia coi ragli l'intera famiglia. Il capo Vabbè, dai, ho dimenticato una M. faiglia, piuttosto accigliato, va nella stalla e fa stare zitto il ciuco che Sottolineiamo il raglia. ciuco che raglia. Perché vi racconto questa storia? Tragica, no, scherzo, però È un po' tragica, sì, però fa ridere. quel giorno ero a scuola in prima elementare e credo appunto nel secondo quadrimestre, quindi era iniziata da un po' di Ok, mamma, mese. questo l'hai specificato un Ok, sacco di volte. una volta, vabbè. E cosa successe? Che la maestra allora, ci ha dettato questa poesiola, questa storiella. Con tante gnu. Dopodiché, ecco, sì, per le gnu, dopodiché mi ricordo che ogni volta poi parlavamo magari anche, non so, faceva fare un riassuntino, faceva delle domande su quello che ci dettava e così, no? Oppure chiedeva se qualcuno aveva delle domande da fare, non aveva capito qualcosa. Non Io, doveva chiederlo. esatto, io, io Vai, mamma, avevo un dillo a problema, mondo. avevo un problema e in realtà questo problema ce l'ho ancora. Ogni tanto è ancora confusa su Sono questa ancora cosa. confusa su questa cosa, e cioè io non sapevo che l'asino si chiamasse anche ciuco. Ciuco. Io sapevo solo a 6 anni, ero piccolina, che il ciuco, io conoscevo il ciuco come l'ubriaco, Io la persona. penso che a 6 anni se l'avessero chiesto a me non sapevo che era un ubriaco il ciuco, ma sapevo che era un asino. Però non sapevo che era una. Invece E tu il contrario. io sapevo il ciuco, è un. So che perlomeno, non so se in tutta Italia. Buono, lo so. Comunque, io sapevo il ciuco è un ubriaco, un altro modo di dire una persona che ha bevuto un po' troppo. E non sapevo che fosse un altro modo per dire asino. E soprattutto in questa poesiola qua, l'asino lo chiamano prima asino e poi ciuco. Quindi a 6 anni mi aveva mandata in totale Infatti, confusione. questa frase lei l'avrebbe interpretata e Perché? fa stare zitto l'ubriaco che Esatto, io raglia. nella mia testa. Questa storia non la capivo, perché non sapevo che ciuco fosse asino e quindi io leggevo un asino raglia non vuole la paglia, voglia invece di fieno odoroso, sveglia coi ragli l'intera famiglia, il capofamiglia piuttosto accigliato va nella stalla e fa stare zitto l'ubriaco che raglia. E dicevo, ma perché? Ma cosa c'entra? Praticamente proprio ero Confusa. confusa, molto confusa e cercavo di chiedere questa cosa, di capire e quindi chiedevo alla maestra di spiegarmi questa cosa. Il problema è che io e la maestra non ci capivamo, perché vabbè, io ero piccola, magari lo chiedevo, non mi ricordo Tipo, come magari chiedevi, ma perché fa stare zitto un lo. Vabbè, non mi ubriaco? ricordo come glielo chiedevo, come lo spiegavo, che non l'avevo. Però fatto sta che la maestra non riusciva a capire qual era la mia domanda, non capiva qual era la mia perplessità, perché invece lei dava per scontata l'altra cosa. E quindi abbiamo passato, mi ricordo, tantissimo tempo quella mattina a parlare di questa cosa con la maestra che cercava Capirti? di capirmi, ma di farmi capire senza però capire qual era il mio problema. Quindi non me lo spiegava il mio problema. E quindi io continuavo a non capire perché era un gatto che si mangiava, si dice così? Un cane che si mangiava, cioè era un disastro. E abbiamo passato tipo, credo un'ora, un'ora e mezza in questa situazione fino a che la mia maestra stava impazzendo perché a un certo punto cominciava a dire: com'è possibile che non lo capisci? Ma cioè, insomma, diciamo che
non era stata molto carina, però vabbè. E quindi io stavo impazzendo anch'io. Lei anche alla fine quel giorno ha chiamato la bidella, ci ha mollati con la bidella perché le avevo fatto venire mal di testa, ha detto che l'avevo fatta esaurire ed è andata a casa e ci ho lasciato il resto della mattinata con la bidella perché io non capivo che il ciuco fosse l'asino. Che Ma sera secondo fece. me il punto è che anche lei non capiva quello che io non capivo, cioè Sì, era mamma, un capisco, problema. però siamo su questa pagina dei 5 di Esatto, Fandom, la prossima la andiamo avanti, prossima. andiamo avanti. Ma Vabbè, questa qui. storia me la ricordo come fosse ieri. Ok, qui scrivi il nome delle figure, ma non ci interessa Ok. particolarmente. Filastrocca di tutti i tempi, filastrocca del cane turchino. Perché un cane turchino? Che rincorre sull'aia un gattino. Il tacchino vestito di rosso corre, corre, fa il bagno nel fosso. Filastrocca del cane bassotto che voleva acchiappare un leprotto. Il leprotto fuggiva veloce e il bassotto restò senza voce. Ecco. Che cose sensate. Vabbè, ma queste sono poesie, avere. Vabbè, andiamo avanti. Dai, sfogliamo un po' più Almeno non lo so velocemente niente. perché qui ci sono tutte le gne. Pappagallo, No, no, tartaruga, ci aspetta, una tartaruga, un pappagallo e un sono. leone. Oh, guardate che leone Triste. carino. È carino il leone che ho Sì, fatto anche un po' io. Sì, dai. triste. Legge Il cerchia, mago vabbè, il mago, nonna. tralala. Poi, Tralala. qui c'è una filastrocca del Vediamo qua. qui. Che filastrocca è? Qui, qua. Filastrocche del qui e qua, bimbi belli vi piacerà. Ho un quaderno con tanti quadretti, un bel quadro con cinque angioletti, una squadra di soldatini, quattro biondi bambini. Corrono di qua, saltellano di là, presto la casa a Questo quadro soqquadro sarà. sarà. Oh, Andiamo questa la dobbiamo leggere, ti avanti. prego, bellissima. Perché? Sì, Ah ti prego, la casa di no, è Gigi. lunga, la casa di No, mamma, Gigi. Ma è bella. allora scantiamo la canzone, facciamo prima. No, perché è No, vabbè, diversa. questa è la Questa è casa la di casa di Gigi. Gigi. Questo è il formaggio che sta nella casa di Gigi. Questo è il topo che rubò il formaggio che sta nella casa di Gigi. Questo è il gatto che mangia il topo che rubò il formaggio che sta nella casa di Gigi. Questo è il cane che morse il gatto che mangiò il topo che rubò il formaggio che sta nella casa di Gigi. Questo è il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che mangiò il topo che rubò il formaggio che sta nella casa di Gigi. E non finisce qua, attenzione, non finisce qua, Attenzione. ragazzi. Questo è il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che mangiò Mangia il il topo topo, che rubò il cantiamola. formaggio che sta nella casa di Gigi. Come la cantiamo? Questa è l'acqua che Spense il sente il fuoco, fuoco che bruciò il dai bastone, bastone che che picchiò picchia il il cane, cane, che che morse morse il il gatto, gatto, che che mangia mangia il il topo, topo, che rubò vuol il barbermaggio formaggio che che sta sta nella nella casa casa di di Gigi. Gigi. Questo è Fiorino che rovesciò Fiorino c'è anche nella l'acqua. casa di Sì, Gigi. ma perché non c'è Gigi nella Non lo casa so, di non lo Gigi? so. Scusa. E vabbè, che spense il fuoco che Vabbè. brucia il bastone che picchia il cane che morse il gatto che mangia il topo che ruba il formaggio che sta nella casa di Gigi. Abbiamo Punto, capito. basta. Oltretutto, credo che quel giorno avevano fatto un piccolo coro in classe, erano venuti i genitori e avevamo cantato veramente la Non canzone. so come l'avete cantata, cioè la melodia, però No, ok. quella giusta, no? Questa qui. Ah, meno male. Oh, c'è un Raccontiamo. omino. Paolo vede Paolo l'omino. vede l'omino che vende i palloni. I palloni, attenzione, e decide di comprarne uno mentre lo guarda con aria felice. Ecco che un colpo di vento gli strappa il pallone di Tragedia. mano. Paolo, disperato, scoppia a piangere. Il filo si è spezzato. Non piangere, bambino, se il filo si è spezzato e il rosso palloncino in alto se n'è andato. Andiamo avanti, mettiamo i nomi, Fiorino, tralala. mamma, tralala, tralala, vero Penso scrivo da fans. sola. A me piace molto giocare con le Barbie, con mio fratello e con tanti altri giochi. Bravo. Grazie. Gli scherzi di febbraio. Qualche giorno fa il sole splendeva nel cielo azzurro, solcato solo da qualche nuvoletta bianca. E credevamo di essere già in primavera. Oggi invece fa freddo. Tira un vento di tramontana e il cielo coperto di nuvole grigie minaccia la pioggia. Vabbè, Andiamo avanti, dai, vai un po' veloce, se no il posso? quaderno diventa troppo. Consigliere cuoco, scusa, questo è Ah, questa la importante. leggiamo. Leggo io, leggi tu. Se vuoi diventare un cuoco perfetto, frequenta una scuola di cucina. Ricorda che un bravo cuoco non lascia mai bruciare i cibi. Ti sarà utile a riunire in un taccuino le ricette più interessanti.
non cuocere per troppo tempo il cuore, perché può diventare duro come il cuoio. Filastrocca del cuoco. Il cuoco di una scuola cuoceva vicino al fuoco un cuore in casseruola. Duro era quel cuore, di nessun sapore, caldo era quel fuoco e bruciacchiava il cuoco. Passarono molte ore e di cuoco si sentì odore. Aiuto! Se continua così io muoio! Questo cuore è più duro del cuoio! Questa è la casseruola. Questo è il cuoco che stava bruciacchiando. Andiamo avanti. Ugo, Simone. Io chiamavo quasi tutti Simone o Carlo, né? Abbiamo visto anche, anche nell'altro quaderno. Perché Luigi, Marco. Sì, il nome di mio fratello e di mio papà. Io mettevo sempre Bobby, vabbè, era un cagnolino curioso. Anche questo, poverino, si brucia. Vabbè, andiamo avanti. Eccolo. Oh, povero Bobby. Ma che facciamo, mamma? Domanda. Però è carino. Ma non riesco molto a interpretare la sua faccia. Canzonetta di Vale. Pulcinella aveva un gallo. Tutto il giorno mi andava a cavallo. Okay? Con la briglia e con la sella viva il galletto di Pulcinella. Pulcinella aveva un gatto. Aveva gatto. Tutto il giorno saltava da matto. Suonando una campanella, viva il gattino e Pulcinella. Questa non aveva molto senso, ma è molto bella. È molto bella, come tutte quelle. Cioè, nera e... l'uva. L'uva, quelle. Avanti. La città è vestita di ombre scure. La pioggia cade, picchia contro i vetri, la gente... Vabbè, noi scrivevamo tantissimo ai nostri tempi, no? Gli ombrelli. Voi adesso scrivete molto di meno di noi. Sì, mettete l'H, però scrivete molto di meno. Dipende, cioè che non mette l'H. Vai. Il cuoco cucina all'oca, basta, cuochi. Non lo so, c'è qualcosa di divertente? La chioccia nel pollaio. C'è nel pollaio, vai avanti. E niente, facciamo tutte le filastrocche, tutti i dettati, le poesiole. Ah, questa è molto felice. I passeri. Questa, a differenza delle altre, è veramente felice. Ah, davvero? Laura osservò due passeri affamati che pigolano pietosamente. Osservò. Sul suo davanzale. Mentre lei mangia la merenda, impietosita, la bambina apre la finestra e sbriciola un po' di pane, ma i passeri fuggono pieni di paura. Laura chiude la finestra ed i passeri tornano felici a mangiare le deliziose briciole. Anche Laura è felice. Chissà come mai, qui avevo scritto piccolissimo. Perché Laura è felice? Laura è felice perché ha dato da mangiare ai passeri che erano affamati. Laura. E torni grande. E tornano a scrivere grande. Ok, aveva scritto qualcun altro. Aspetta, no, non festeggerà il carnevale. Ah già, era carnevale. Io per carnevale domani andrò a vedere la torta più lunga del mondo. Me lo ricordo. E mi vestirò da Carmensita. Spero di mangiare un pezzo. Carmensita, che sarebbe da spagnola. Mi avevo preso un vestito rosso da tutto spagnoleggiante. Spero di mangiare un pezzo di torta. Non so se poi ho mangiato, però eravamo andati, mi ricordo, a vedere la torta più lunga del mondo. Era c'era bella. Tipo il Guinness dei prima. Adesso non mi ricordo la torta, però so che eravamo andati. Il sole giallo va dietro la nuvola scura, scende la pioggia a goccioline minute, l'acqua penetra nel terreno secco. Direi che possiamo andare avanti. L'asino in maschera. Ma se andiamo avanti, vediamo così le figure. Tra i due litiganti, i giocattoli, storiella. Oh, guardate che bella immagine. Bambino con il pallone e la bambina con la mano. Oh, che carini. Qui chi è? No, aspetta, questa la voglio leggere. Questa la voglio leggere. No, cos'è, una papera? Okay. Lucchetta si svegliò, corse subito nel prato. L'erba era tenera, l'acqua del ruscello era fresca. Lucchetta beve tanto, la pelle disse di scoppiare la pancia. Lucchetta rispose, spero di no. Salutò l'ape e se ne andò. Così. Non c'è niente di chissà che succede qua. Marzo pazzerello. Un vento improvviso questa mattina ha fatto volare un bambino con la maglia a righe sulla maglia. Un asino piccoletto che raglia come un matto. Un foglio macchiato, una tenaglia gialla. La sveglia di Lalla. Tre verdi, tre fogli, una tovaglia con i tovaglioli, con sopra le bottiglie e tutte le stoviglie.
Andiamo avanti. Bello. Oh, Ma questo che qua, questo disegno mi bello! piace tantissimo. Avevo disegnato la primavera che arrivava. Che Arriva carino. la primavera, sì, mi ricordo. Mi ricordo quando avevo fatto questo disegno. Laura e la mamma stanno appendendo i panni. Ma all'improvviso soffia un vento fortissimo. Il vento vo Volare fa via volare tutta la via tutta la roba. Il roba. Laura e la mamma raccolgono i panni. vento scuola. Il vento batte alla finestra. Si affaccia la maestra. Io sono il vento. Posso entrare un momento? E per fare che? Perché fare? Vabbè, per imparare. Vedere come si sta a scuola. Vada via. Vada via. Cos'è che è qua? Ah, o chiamo la polizia. Il vento batte alla finestra, la maestra si affaccia. E il vento fa la linguaccia. Molto bene. Angela pre ah, Andiamo questa è tra no, avanti, è andiamo tragica, avanti. È aspetta, è tragica, tragica. vabbè. Angela Angela prende prende il rettile e va in rettile. giardino. Angela vede una farfalla e la prende. Angela la mette dentro un barattolo. La farfalla dentro il barattolo sta soffocando. Angela dorme e sogna di essere nel Oh, mamma barattolo. mia. Angela al mattino fa uscire dal barattolo la Meno farfalla. male, ma al mattino è ancora viva. Ah, infatti era proprio una Però gente. vabbè. Un gattino che si è fatto un bernoccolo Oh. del suo stesso colore. Le Risveglio primaverine, primaverile. ci sono tante cose Oh, gli primaverili. uccellini! Gli uccellini Ma carini, che guardate i carini miei uccellini come uccellini! sono carini. Anche quello Li carino! disegno un po' come te, quando eri piccola, Noi senza li ali. disegniamo strani. Pino tira Pina tira i capelli a Giorgio, Giorgio tira i capelli a Pina. Simone! Simone di qua, Simone di là. Il Vecchio vecchio ulivo, andiamo olivo. avanti. No, Io tu cosa sono stato? Era qualcosa niente. interessante. No, sono tutte cose. Vediamo Didi. Il mio quaderno, ma ne abbiamo altri che Molti altri. qualcuno ne abbiamo qualcuno ne Molti abbiamo qualcuno, ma poi ci altri. sarà il bellissimo diario. Dobbiamo Diario. chiedere il permesso alla zia Raffa, però penso che almeno per una parte di diario non ci sarà, la parte di quando avevamo 10-11 anni non ci siano Tu problemi. avevi 12 anni, lei 11 e 12, mezzo. lei Lei 11. 10 e mezzo. È iniziato che tu avevi 12 e lei 10 e mezzo. No, Oh. noi non abbiamo un anno e mezzo di differenza. Vabbè, questo poi vedremo. Sì che l'avete, scusa. No, 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 perché io sono nata nell'80. Allora tu ne avevi 11 e mezzo e lei Guardate chi vi 10 saluta. Saluta tutti. Ciao, stellina. Sono piccola. No, tu ne avevi, allora tu ne avevi 11 e mezzo e lei 10 e Può mezzo. darsi, adesso facciamo i conti poi. Adesso salutiamo gli stellini. Amore, Opi. E Vi alla salutiamo. prossima. Mettete tanti Ciao! like. E iscrivetevi al canale. E ciao! E andate a Ciao. seguirmi su Instagram, poi fare di Stella Ginevra tutto piccolo e attaccato. Ciao ciao. Ciao!